Ci troviamo in un'area di sosta appena sopra il lago di Misurina. Ci siamo svegliati con il tempo ancora un po' grigio, visto che gli ultimi 2 giorni aveva nevicato. L'idea era quella di salire su al rifugio Auronzo col camper. Questa strada, che vedete nel video, permette proprio di salire al rifugio Auronzo col camper. Abbiamo anche tolto le catene al camper perché la strada sembrava abbastanza pulita. Purtroppo, arrivati all'altezza del lago Antorno, abbiamo dovuto parcheggiare. Ci siamo accorti che la strada era completamente sbarrata. Ecco, qui si vedono le motoslitte e c'è il gatto delle nevi. Per poter proseguire fino al rifugio Auronzo abbiamo dovuto prendere la motoslitta. Quest'idea ci era anche molto piaciuta perché era la nostra prima esperienza. Una volta arrivati con la motoslitta in cima al rifugio Auronzo, è possibile scendere con gli slittini che avete visto nel video, oppure potete scendere a piedi, oppure si può riprendere la motoslitta come abbiamo fatto noi. In realtà in quella giornata non era delle migliori a livello meteorologico e quindi abbiamo preferito riscendere in motoslitta, forti del fatto che il giorno seguente avremmo provato a salire a piedi. L'esperienza in motoslitta è stata molto bella, soprattutto averla fatta con i nostri cani. Tuttavia è sempre bello raggiungere una cima facendo uno sforzo e cercando di salirci a piedi da soli. È per questo che il giorno dopo ci siamo incamminati a piedi con i cani. E sullo sfondo di queste bellissime immagini della discesa, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e di lasciarmi un like se vi è possibile. Al rifugio Auronzo è sempre possibile salirci col camper durante la stagione estiva, è una strada a pagamento, tuttavia si ha la bellissima vista delle tre cime di Lavaredo. Nel frattempo torniamo al lago di Antorno e riprendiamo il nostro van. La giornata è diventata spettacolare, è uscito il sole, le strade sono bellissime e pulite. Decidiamo quindi di fare un giro a Dobbiaco, dove facciamo il carico e scarico delle acque grigie e acque nere al campeggio Olimpia e proseguiamo verso la città, un centro molto carino nel cuore delle montagne, dove approfittiamo per fare subito una spesa al supermercato e rifornire il nostro frigorifero di tutto e di più, così nei prossimi giorni da non dover scendere di nuovo, e andiamo a fare un giro per i negozi per comprare attrezzatura da trekking che ci servirà per il giorno successivo. Abbiamo appena finito di pranzare, peccato che non vi ho filmato la mia polenta con funghi e speck e formaggio su questo bellissimo sfondo. Qua in Trentino Alto Adige qualunque cosa fai, anche se non fai niente, stai sempre in mezzo al paradiso terrestre.
Eccoci qua la mattina seguente, ci svegliamo e decidiamo di ripetere lo stesso percorso a piedi. La giornata è splendida, il cielo azzurro, quindi ci sono tutte le condizioni meteo per poter affrontare la salita. Andiamo quindi nuovamente al lago Antorno con il van, dove parcheggiamo. Attrezziamo quindi i cani con delle scarpette speciali acquistate in Norvegia e degli imbraghi che si usano anche per i cani da slitta. È stata la prima volta che abbiamo usato questo tipo di scarpette e devo dire che ai cani non hanno dato alcun fastidio. Gliele abbiamo infatti tolte poco prima di ritornare al van. Noi comunque indossiamo sempre la cintura e un guinzaglio elastico a cui sono legati i cani. La strada che andiamo a percorrere è la pista che abbiamo fatto il giorno prima con le motoslitte. È una strada ampia e ben livellata, molto adatta anche per lo sci alpinismo. Abbiamo incontrato infatti diversi sciatori che salivano. Ad un certo punto ci appare la vista del rifugio Auronzo con le tre cime, bellissime. Ecco qui, poco prima di tornare al van, ne approfitto per togliere le scarpette ai cani e Alfa ne approfitta per rotolarsi nella neve. Dopo l'escursione al rifugio, ci facciamo un frittatone per pranzo e poi magari un po' di verdura. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like e mi raccomando, iscriviti al canale. Grazie.